emozionato e felice di suonare oggi qui a Marino, in questa orchestra che contamina il mondo classico a un linguaggio jazz, grazie a Maestro Leoni. Leone Ciprielli, il poeta, il nostro concittadino, colui che ha inventato la Sagra dell'Uva, insomma, è stata la prima persona che ha avuto l'orgoglio di essere marinese e di portare Marino fuori. Io credo che l'esempio di Leone Ciprielli bisognerebbe seguirlo soprattutto in questa direzione, e questo lo sto dicendo da un po' di tempo, cioè seguire la strada della cultura e del far conoscere le cose belle delle nostre cittadine, perché poi ognuno ne ha veramente da vendere. Quest'anno siamo qui con un cartellone molto bello che l'amministrazione mi ha dato possibilità di svolgere la mia funzione di direttore artistico, e ci sono artisti molto molto interessanti veramente. Noi parlo al plurale perché chi assisterà al concerto vedrà che non suono da solo quest'anno, ma suono con un'orchestra d'archi. Io la chiamo Terrific Under 30 Orchestra, che è un'orchestra di ragazzi di sotto i 30 anni, sono mostri. E la Marino, Giacomo Carissimi, Hans Werner Henze, molti musicisti, cioè Marino proprio è una città della musica, il mio progetto è farla diventare veramente la città della musica, perché questo è. Quindi dicevo, questa sera eseguiremo queste composizioni di colore jazz, perché poi il mio jazz è un jazz ovviamente europeo, quindi che tiene conto di tante cose e ovviamente della nostra grande storia musicale. Mi auguro di vedervi al concerto, ma soprattutto questa orchestra, carissimi J.O. Strings, è una cosa di cui sentirete molto parlare sicuramente, anzi seguitela e dite: c'ero io quando ha suonato la prima volta. Mi fa molto piacere essere qui a Marino, perché posso continuare il progetto iniziato lo scorso anno di collaborazione insieme a Maestro Negroni, che è un grande pianista ed è di Marino, perché è l'occasione per poter miscelare due linguaggi come il jazz e la musica classica.